scopavano. E poi io scopavo con altri uomini. Con tanti uomini. Io non so nemmeno con quanti uomini ho scopato. Non ti ricordi niente? No. Bene. Io l'avevo già visto la mattina nella hall dell'albergo. Credo che fosse arrivato in quel momento. Camminava dietro al ragazzo che gli portava le valigie, verso l'ascensore. Lui mi ha guardato mentre passava, così di sfuggita. Solo un'occhiata. Ebbene, io non riuscivo più a muovermi. Non piangere. Non piangere. Non sto piangendo. Lyra, mia cara, l'insegnante di metafisica mi dice che hai saltato di nuovo la lezione. So che non sempre comprendi la nostra necessità di istruirti, ma a volte devi fare ciò che gli altri ritengono meglio. Non concordo, maestro. Signora Colter... Quando ero una giovane donna, sapevo che nessuno era davvero in grado di comprendermi, tranne ovviamente il mio Daimon, e che era molto meglio essere liberi di fare come ci piaceva. Sedetevi, signori. Lei chi è? Non lo so, ma ha fatto star zitto il maestro. Ha una bellissima casa, signor Curry. Ho vissuto qui tutta la mia vita. L'ho ereditata da mia madre, una donna molto distaccata. Essendo lei un pilastro della comunità, capisco perché avere quella bestia alla porta accanto la sconvolga tanto. Immagino che dovrei essere grato che sia un solo orso. Oh, ma sempre si inizia con uno soltanto, signor Curry. Ben presto l'intera strada ne sarà gremita. Tombini occlusi da pelliccia, focacce lanciate dalle vecchiette, rumorosi, notturni picnic. Che possiamo fare? Io ho alcune conoscenze. Se entro in possesso dell'orso, lui finirà dove dovrebbe, nessuno farà domande. Davvero? Ma non posso farlo da sola, mi serve un uomo, capace e possente, che mi dia una mano. Io? Oh, andiamo! Se mi faccio vedere in giro, la gente si porrà delle domande. Ma lei può tenerlo d'occhio, non è vero? Per me. Ma certo! Perfetto, quindi faccia così. Non appena lui sarà solo, ci avventiamo. Lei mi sarebbe stato utile stamattina a Taunton. Biglietti, prego! Beh, non vedo il problema. Avrà preso il locale per Bristol. Il locale era stato cancellato. In quel caso avrebbe potuto prendere il diretto. Beh, per fortuna un amico mi ha dato un passaggio. Oddio. Come ha fatto a entrare? Sono passata dalla porta. Sono Masha. Dunque lei... Perché stai piangendo, Francis? Ah, così, un po' perché la mia carriera è finita, un po' per la menopausa, con un pizzico di pessime relazioni e una spruzzata di gastrite. Noi ti faremo stare bene. Sai, io stavo per non venire. E poi, una volta arrivata qui, ho pensato di andarmene. Qui quasi tutti stavano per non venire. Capiscono che ci vuole del coraggio. E anche che a momenti può essere spiacevole.
Ma ti dirò un'altra cosa. Quasi tutte le persone che vengono qui hanno vite soddisfacenti, anche confortevoli. Vengono qui per soffrire. Non ha importanza, Dess. Dobbiamo concentrarci su... Dess, la rete non lo permetterà e neanche la Philip Morris. Lucy... Un secondo. Perde un orecchino. Sì. È perfetto. Di che stai parlando? Nel tino dell'uva.